Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo un rotolo di carne macinata farcito. Una ricetta davvero golosissima e direi anche molto sana. Prendiamo 500 g di carne macinata di bovino. Aggiungiamo sale quanto basta, 100 g di parmigiano grattugiato, 3 uova. Ricordate di lavare bene le mani dopo aver sgusciato le uova perché è molto importante. Aggiungiamo 80 g di pan grattato e un po' d'acqua. Iniziamo ad impastare. Se volete potete aggiungere un extra sapore con del prezzemolo e dell'aglio tritato e un pochino di peperoncino o di pepe nero. Aggiungiamo un altro pochino d'acqua fino ad ottenere un impasto soffice. È molto importante impastare con le mani proprio per sentire le consistenze. Adesso prendiamo un foglio di carta da forno ed appiattiamo il nostro impasto fino ad ottenere un quadrato. Nel frattempo vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e se vi va, lasciate un like per sostenere questo video. Grazie! Mi trovate anche su Instagram, mi chiamo sempre Francesca Chef. Vi lascio tutti i link di riferimento qua giù nel box informazioni. Facciamo in modo che la nostra sfoglia di carne sia abbastanza sottile. In questo modo avremo una cottura uniforme. La cottura sarà in forno, quindi non avremo un polpettone fritto, ma con pochissimi grassi all'interno e resterà morbidissimo e buonissimo. Per quanto riguarda la farcitura, potrete utilizzare tutti gli ingredienti che preferite. Io utilizzerò del prosciutto crudo e qualche fettina di speck. Per quanto riguarda il formaggio filante, possiamo utilizzare una mozzarella tritata oppure della provola o dell'asiago, del caciocavallo, del formaggio svizzero, insomma quello che più preferite o che vi ritrovate in casa. A questo punto non ci resta altro che arrotolare il nostro rotolo di carne macinata. Ci possiamo aiutare con il foglio di carta da forno, in questo modo sarà molto semplice. Cerchiamo di sigillare i bordi facendo un po' di pressione con le dita. In questo modo. Dopo verso un filo d'olio e un pochino di sale sulla superficie della carta da forno e lo andiamo a spargere su tutta la superficie.
un po' di rosmarino, e andiamo letteralmente a incartare il nostro rotolo. Facendo un po' di pressione con le mani possiamo andare a ridurre leggermente le dimensioni in modo che stia perfettamente all'interno della carta. Terminata questa operazione possiamo riporlo all'interno di una pirofila e metterlo in forno preriscaldato a 230 gradi per 50 minuti senza aggiungere ulteriori grassi. Il nostro rotolo di carne farcita si presenterà con una bellissima crosticina croccante fuori, dentro invece è morbidissimo. Sto facendo delle fette un pochino più grosse proprio perché è molto caldo ed essendo così morbido ho paura di romperlo, però se lo fate raffreddare potrete realizzare delle fette molto sottili per poi riscaldarle al momento di servire in tavola. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, può essere considerata anche una ricetta per le feste perché piace tantissimo ai bambini. Vedrete che questa ricetta andrà letteralmente a ruba e possiamo anche considerarla una ricetta poco calorica e con pochi grassi. Se vi va lasciate un like a questo video, commentate per farmi sapere se la ricetta vi è piaciuta e soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi. Seguitemi anche su Instagram, vi lascio tutti i link di riferimento e la ricetta scritta qua giù nel box informazioni. Io vi mando un bacione, ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!